quella di una mostra semplicemente, dico semplicemente anche se è durata mesi la lavorazione. Poi un editore sensibile ha deciso di farci questa proposta e abbiamo trasformato la mostra anche in libro. Un libro fotografico, perché abbiamo deciso di valorizzare prevalentemente l'iconografia più ancora che i testi, in quanto crediamo alla funzione comunicativa di grande valore della fotografia. Quindi il percorso è fotografico, foto di fotografi professionisti, tra i quali alcuni di grido, e invece foto amatoriali fatte da amici, genitori, parenti, coetanei, compagni di gara, che assemblate e unite a quelle dei fotografi professionali costruiscono la memoria dell'associazione, dalle origini non esattamente proprio del 48 ma dagli anni 50 fino ad oggi. Del 48 in particolare abbiamo una foto d'autore, quella di Breveglieri, che è stato uno dei più grandi fotografi bolognesi, dedicata alle ragazze della Corsa al Mare, Corsa al Mare che per noi è un po' un fiore all'occhiello della nostra storia, perché su quella si è giocata anche l'immagine di donna sportiva, che non era assolutamente un'immagine facile da fare percorrere negli anni 40 e 50. La mostra è divisa in 5 sezioni, nasce l'UISP, tanta storia e tante storie, lo sport femminile, un lungo percorso attraverso le attività, e è già domani, slogan che abbiamo deciso di dedicare non tanto alla storia passata dell'associazione, ma al suo presente e alle sue prospettive future, progetti e programmi e punti di forza della nuova attività. E stiamo riuscendo a riunire, questo era il grande obiettivo, in questa mostra, i fondatori, le figure che ci sono più care, perché sono quelli della prima ora, e indipendentemente dai fondatori, molta gente che viene a riconoscersi, guarda com'ero 20 anni fa, guarda com'eri quando eri bambino, il presidente attuale dell'UISP quando era nuotatore di 8 anni, e sostanzialmente tutta una serie di figure che costituiscono ancora la ricchezza della memoria di questa associazione. Li vediamo, si riconoscono, c'è il piacere della nostalgia, c'è il piacere del rivedersi e dell'emozionarsi, e a volte anche del godimento estetico per foto riuscite particolarmente bene, ma c'è anche l'importanza che ne attribuiamo, come dicevo prima, alla documentazione iconografica, perché la riteniamo un linguaggio assolutamente da privilegiare. Body history, o comunque gli studiosi delle mentalità, oggi danno molto valore, molta attenzione alla foto corporea e alla foto sportiva, proprio perché significa molte più cose. Fammi finire con una citazione di Roland Barthes: la foto è pensosa, da questo noi cerchiamo di ricavare il massimo di lettura, e naturalmente lo facciamo non da storici, perché nessuno qua è storico, ma mettiamo in fila per la prima volta, assembliamo a Luis di Bologna del materiale che, quando gli storici professionisti decideranno di interessarsene, potrà essere materiale utile per costruire la storia dell'UISP.